Allora, intanto complimenti a Bonifacio per averci proposto questa storia. Prima del film mi diceva, vi proietterò su questa finestra un racconto. Come ti è venuto in mente di raccontare questa storia? Ma mi è venuto in mente semplicemente perché volevo raccontare qualcosa che conoscevo, partendo anche da una paura personale, che sentivo in quel momento particolarmente viva, e poi da lì, una volta che entri nella scrittura e nel racconto, diciamo che non sei più tu a scegliere quello che devi raccontare, ma sono i personaggi che ti portano e ti fanno scoprire cose nuove, e poi tu diventi anche in quel momento quei personaggi lì, e quindi decidi di non barare più perché ti sembrerebbe di tradirli, ed è per questo che poi il racconto diciamo che nel racconto non ho voluto utilizzare nessun tipo di artificio drammaturgico per poter poi allietare minimamente lo spettatore, ma volevo essere semplicemente diretto, e non me ne è fregato niente di dire quello che doveva, di dire quello che secondo me sarebbe successo al personaggio. In effetti è una molto cruda ma realistica, e purtroppo sono cose che vediamo che accadono spesso, e la cronaca è piena di questi fatti qui. E chi è del pubblico che vuole intervenire? Allora, il titolo nasce un po' per caso, perché durante la fase di scrittura ascoltavo in loop un brano sudamericano che si chiama Perfidia, che è un bolero. Io ascoltavo la versione cantata da Nat King Cole, che poi non c'è come colonna sonora perché poi in fase di montaggio abbiamo deciso di non inserirlo. Però perché, e poi mi sembrava congeniale, abbastanza congeniale per il racconto del film, ma la perfidia non è tanto quella che non appartiene ai personaggi, ma appartiene al mondo che vivono i personaggi, cioè questo mondo che nasconde una grande violenza, diciamo, dietro una calma apparente, dietro un mondo in cui sembra non succedere niente, però dove cova una grande violenza, insomma. Altri interventi? Allora, possiamo intervenire Stefano, sentiamo come si è sentito lui a interpretare questa parte abbastanza. Buonasera, volevo sapere se lei pensa di essere ottimista o aver perso questo malessere o malattia, non so. No, no, io non penso di essere ottimista. Io semplicemente ho voluto raccontare una storia, senza voler né essere pessimista né voler essere ottimista. Ci sono storie che ti portano a essere ottimista e storie che ti portano a essere pessimista. Questa storia portava a essere pessimisti. Cioè pessimisti, a essere negativi, a raccontarla così com'era. Se a un certo punto cosa dovevo fare? Raccontare la storia di una redenzione di lui, che a un certo punto sarebbe stata una cosa finta, fasulla, perché è un personaggio che semina. Quello che semina raccoglie quello che raccoglie, quindi lui non poteva che raccogliere quello che poi è il racconto del film. Cioè, non credo che sia una questione
questione di ottimismo o di pessimismo. Una storia ti porta a raccontare qualcosa, tu vuoi essere fedele ai personaggi, non vuoi tradire questi personaggi, vuoi che siano sempre vivi. Io non ho, come ho detto prima, non ho mai avuto la volontà di ricorrere a nessun artificio per portare nel racconto qualcosa di positivo, perché semplicemente secondo me non c'era niente di positivo. Tutto qua. Forse mi ha ispirato a qualche regista in particolare? Volevo sapere se è ispirato a qualche regista nel modo di fare le scene, nella fotografia. Ma certo che uno si ispira sempre a qualcuno, perché niente nasce dal niente, no? Però non a un regista in particolare, è come... No, non mi sono ispirato a nessuno, nel senso, è come chiedere a un pittore che fa un quadro a che pittore ti sei ispirato. Uno fa un quadro e dice, di pittori ne conosco 100, mi sono ispirato a tutti e 100. Io mi sono ispirato a tutti e 100 i registi che conosco e a cui voglio bene, insomma. Allora raccontaci qualcosa sulla scelta degli attori. Allora, praticamente la scelta degli attori è stata, per quanto riguarda Stefano, è stata pressoché immediata, nel senso che già dopo una settimana di scrittura io già sapevo che il personaggio doveva essere interpretato da lui, anche perché a mio avviso, pur non essendo un attore che frequenta gli uffici di casting, è comunque un attore che ha il senso di quello che è la posizione rispetto alla macchina da presa, anche una grande naturalezza e la conoscenza del cinema in generale, pur suo malgrado non avendo mai intrapreso la recitazione come mestiere, però a me mi sembrava perfetto. Per quanto riguarda invece l'attore del padre, ho fatto una ricerca molto lunga, l'attore che ha interpretato il padre, e non riuscivamo a trovare nessuno che potesse interpretare quel ruolo, quindi abbiamo deciso anche di provinare altri attori, anche non sardi, per quanto io non fossi convinto di questa scelta. Però avevamo anche modificato la sceneggiatura per far apparire il padre, uno che era arrivato in Sardegna molti anni fa, però questo non ci ha convinto, fino a che abbiamo deciso di prendere un attore napoletano abbastanza noto, però di cui non posso fare il nome, e invece Mario Olivieri, cioè il vero, l'attore che poi ha interpretato il padre, doveva interpretare un ruolo secondario, però lui lesse la sceneggiatura molti mesi prima di girare e mi disse: guarda che questa sceneggiatura è stata scritta per me. E io ho detto: no, non è stata scritta per te. Però lui mi telefonava in continuazione e dice: non farmi scherzi, guarda che questa cosa è per me, basta, e mi faccia la posta sotto casa, tutte queste cose qui. E io mi sentivo anche un po' infastidito da questa cosa, nel senso che lui era un po' troppo pressante, quindi cioè, mi dava un po' di fastidio. Poi un giorno è venuto in studio, perché io devo fare il provino per quest'altro personaggio, e lui venne così molto sconsolato, molto deluso, triste, però io ancora non ero convinto di quell'altro attore. Allora gli dissi: ma poi ti faccio un provino in video sul ruolo del padre, tu le conosci le battute del padre? Lui dice: io le conosco tutte a memoria, le battute del padre. Allora lì invece un provino in video dove io facevo il ruolo di Angelino, e dopo ho preso questa
queste immagini, le ho guardate, le ho riguardate per 3-4 giorni e alla fine ho detto vai, che non si poteva sputtare in faccia così alla fortuna di aver trovato uno che poteva interpretarlo così bene, quindi l'ho chiamato e gli ho detto Mario, mi dispiace di essere stato così scortese con te, ma credo che il personaggio sia tuo, quindi fammi parlare con la produzione, se loro accettano, loro hanno accettato subito perché così almeno si sono tolti dal groppone il cachet dell'altro attore e quindi eravamo a cavallo e siamo partiti con lui. E il fatto di aver scelto tutti, di non aver cercato grossi nomi che potessero anche aiutarti nella distribuzione, che cosa è dovuto? Ma no, io non ci ho pensato a questo, io volevo fare soltanto il film che mi piaceva a me, in quel momento non ho pensato a mettere in mezzo altra gente, mi piaceva farlo così e basta. Quante difficoltà hai trovato? Tantissime. Racconta. Ma guarda, è tutto molto difficile, nel senso devi avere una determinazione molto vigorosa, ma questo vale per tutti i film, sia i film fatti con gli attori importanti o con i non attori importanti. Nel senso che tu devi lottare con tutte le difficoltà che ti si presentano davanti per riuscire a avvicinarti a quello che è la tua idea su carta. Io credo che ci siamo avvicinati abbastanza, non del tutto, ma abbastanza. E poi le difficoltà sono tutto e niente, cioè tutto difficile, ma la cosa più difficile forse è, almeno per quanto mi riguarda, è riuscire a mantenere il controllo di te stesso senza impazzire prima di finire il lavoro. E questo è una cosa che riguarda sia la scrittura, sia le riprese, sia poi la post-produzione, il montaggio, perché tu sei completamente immerso dentro uno schermo, vuoi che il film venga al meglio possibile, però nel frattempo anche altri esseri umani vivono intorno a te e pretendono delle cose da te e tu magari hai delle mancanze, cioè come con tutti i mestieri dove uno ci tiene, insomma, quelle sono le difficoltà. Quanto è costato? Il film è costato circa 300.000 euro. Al padre in fondo muore oppure lo dona a te. Ti porto il microfono, aspetta, la domanda merita il microfono. Dove sei? Dicevo, il padre lo torna a prendere o muore lì? Come finisce? Ah, questo me lo devi dire tu, sinceramente. Io, il film finisce, quando entra il nero. Questo me lo devi dire tu, io non lo so. Cioè, io ho la mia idea, però l'idea che hai tu conta di più della mia. Se no se voleva far fuori faceva fuori in un'altra maniera, invece lo lascia lì che si vuole il mare e poi dopo un bagnetto, un bel bagnetto, vedi che c'è anche una visione positiva. La curiosità è stata un caso quando avete girato, insomma, avete aspettato un giorno con quel clima lì? No, guardavamo le previsioni del tempo e siamo andati a girare lì no, non è una cazzata, vero? Cioè, guardavamo le previsioni del tempo e siamo andati a girare lì quando pioveva. È davvero vicino a quel distributore? Com'è? Nel posto della spiaggia, è davvero vicino al distributore dove si fermano? No, no, è molto è distante. Sì.
Senta, siccome lei parlava di colonna sonora prima, che mi ha colpito molto nel film, allora a un certo punto si sente la cavalleria rusticana di Mascagni e poi verso la fine il notturno in minore di Chopin. Sì. Cioè, da che cosa è motivata questa scelta? Ma semplicemente il fatto che mi piaceva prendere questa scelta, cioè non c'è una motivazione. No, nel senso che di solito le colonne sonore sottolineano, no, come accompagnamento determinate scene, no? Sì. E in quella scena lì mi sembra di ricordare che il protagonista ricordava la figura materna, no? Sì. E quindi c'era una sorta di ricongiungimento affettivo in un certo senso del protagonista con la madre. E poi ecco, anche nel film si vede che ha con il padre un rapporto tormentato, e quindi mi ha colpito molto la passività che Stefano ha saputo rappresentare. Poi lui ha un volto molto espressivo e mi ha colpito molto lo sguardo che domina in tutto il film proprio. Lui comunica con l'espressione la passività del protagonista, e quindi pensavo che anche le colonne sonore fossero state scelte per sottolineare lo stato d'animo. No, certo sono scelte, ma sono scelte di pancia, quindi non hanno una scelta razionale. Quello volevo dire. Poi mi interessava molto l'idea del finale aperto che ha dato lei appena adesso, no? Io ho visto anche l'ultima scena in assoluto in cui non si capisce questi soldi se li ritira o no. E quindi per me come finale aperto probabilmente quei soldi rappresentano per il protagonista l'inizio di una nuova vita, che magari dopo tanti fallimenti, dopo tanta passività, dopo tanta rinuncia a vivere alla fine, perché il padre, come ho visto, lo opprimeva pure inconsapevolmente, no? Voleva che si realizzasse, però otteneva l'effetto contrario. Quindi io l'ho interpretato così, come finale aperto. Sì, ma questo film è fatto perché utilizza un metodo di racconto che implica un pubblico o delle persone più che un pubblico attive, che quindi cercano di interpretare le azioni e i comportamenti dei personaggi attraverso anche le loro esperienze. Quindi ogni persona che vede il film potrebbe interpretare le azioni che si svolgono nel film a seconda delle loro esperienze. Quindi tu hai dato una tua interpretazione, ma io personalmente, anche se ce l'ho, ho sempre cercato di tenerla per quanto possibile, perché poi non è così facile tenerla del tutto fuori, però ho cercato di raccontare in maniera abbastanza oggettiva. Quindi diciamo impersonale, oggettiva e impersonale, lasciando parlare il film. Sì, sì. A me piacciono i film dove ogni spettatore potrebbe farsi una propria idea, ma questo è una pretesa forse troppo grande per me, però è una caratteristica che hanno tutti i grandi capolavori del cinema. Quindi è un tentativo, nel senso, non voglio dire assolutamente dire niente di, non voglio dire di aver fatto un capolavoro, però i capolavori del cinema per me sono tutti film che lasciano spazio allo spettatore, mentre i film tra virgolette mediocri sono quelli che non fanno più parlare lo spettatore, che
quello è, quello rimane e quello ti dimenticherai dopo 10 minuti che l'hai visto. Senza nessuna pretesa, eh? Cioè, io ci ho provato almeno, almeno ci ho provato. Sì. Comunque ecco, c'è sempre questo realismo che, cioè, come tecnica impone che il regista si metta dietro la macchina della presa e non dia una sua interpretazione della realtà. No, no, non c'è un'interpretazione, non è che non c'è, c'è l'interpretazione, ma c'è la volontà di non, di non voler dare giudizio su quello che vedi, di non voler intervenire attraverso un giudizio personale. Io mi sono semplicemente ho voluto semplicemente rappresentare un'atmosfera e dei personaggi che soffrono, che vivono e che sono nello schermo in, quel, in questo racconto e basta, tutto qua. Non, c'è, non ci sono tante teorie poi da far dietro. Volevo chiedere una cosa a Stefano. Qualcosa, com'è stato, com'è il suo rapporto con Angelino? Con Angelino? Allora, diciamo che Bonifacio ha scritto il film pensando a me, quindi poi nel momento in cui, cioè pensando che io l'avrei interpretato, quindi siccome ci conosciamo da 10 anni, lui ha scritto anche certe battute, nel senso che io, lui sapeva che io mi sarei trovato bene a recitare, però poi anche il fatto, lui voleva anche vedere come funziona, oltre a fare le prove con me, poi lui voleva vedere come funzionavo io con l'altro attore. Però lui all'inizio non c'aveva, quindi abbiamo provato, lui faceva la parte di mio padre, io invece facevo la parte di Angelo. E poi dopo quando ha trovato Mario, allora lui ha voluto che noi praticamente provassimo da soli tutto il copione. E quindi, poi io Mario non lo conoscevo, lo conoscevo così per sentito dire, anche perché lui prima faceva il preside di una scuola, e aveva fatto arrestare 3 miei amici perché avevano fatto dei graffiti. Quindi ho fatto Mario Olivieri, temutissimo preso. E quindi poi Mario poi ha anche deciso che dovevamo provare nella sua, perché lui è anche un attore di teatro in vernacolo, e quindi dovevamo provare nella sua, dove lui provava con la compagnia teatrale, che era un ex camera mortuario. Quindi io ogni mattina mi svegliavo, dovevo andare in un ex camera mortuaria con Mario Olivieri a provare il personaggio di Angelino, cioè che era una cosa. Però poi vabbè, lì poi stando con lui, provando anche le battute, io poi lui ogni tanto si dimenticava, io un po' gli dicevo, no, guarda, ti sei dimenticato questo, lui vabbè, ho capito. Però lui in pratica mi stava spiegando e mi diceva che vabbè, tu le battute le conosci, però mettici, cioè mettici il sentimento, falle tue, non ripetere solo a pappardella, quindi anche mi ha dato dei consigli. E poi Bonifacio poi dopo ci ha visto, ci ha provato un po', ha detto adesso provate un po' la parte, però non tutto il film delle parti, perché lui voleva vedere. Poi quindi nel momento in cui ci siamo trovati ad andare a fare il film, diciamo siamo andati bene perché sapevamo quello che dovevamo fare. Poi ogni tanto sono andate delle improvvisazioni, qualcosa piccolino, però abbiamo rispettato tutto il copione. Quindi poi vabbè, poi quando perché io non ho mai fatto l'attore, era il primo film, quindi per me è stato come un po' stare in trance, no? Per un mese, 2 mesi, e poi quando è finito il film ho fatto vabbè, adesso che cosa faccio. Poi vabbè, poi ci ho pensato anzi, ok, fine. Comunque è stata una bella esperienza. Ma quindi c'è qualcosa di te anche in Angelino? Ah sì, la timidezza, il fatto di essere, che rimane, boh, quando ci sono con gli amici preferisco ascoltare piuttosto che magari stare al centro dell'attenzione, oppure sì, c'è quella, non molto, però mio padre è ancora vivo. Aspetta, c'è la voce alta comunque. Ma quelli dietro non sento. Ah. Niente, sulla scelta linguistica, mi chiedevo, tutto questo sassarese è una scelta o è venuto naturale scriverlo? No, è venuto naturale farlo così perché seguendo il realismo in quei luoghi si parla così e quindi si doveva parlare così. Io non lo parlo esattamente così,
Sì, no, guarda, sinceramente abbiamo avuto un problema con la proiezione. In realtà in molte parti in sassarese ci sono i sottotitoli, però abbiamo avuto un problema tecnico di proiezione che verrà risolto e quindi il film è stato proiettato senza sottotitoli, però in alcuni momenti vi chiedo scusa. Però, è colpa nostra, nel senso che i sottotitoli non andavano in sincrono con le scene, per cui diventava cioè c'erano le traduzioni nelle parti in dialetto che fortunatamente non erano così tante da compromettere la comprensione del film, però c'erano le traduzioni. Mi dispiace che il sottotitolaggio non fosse presente nella proiezione di oggi, insomma. Quindi cioè, la tua domanda è giusta, nel senso hai ragione. Diciamo di orgoglio mettere tanto magari tanto sassarese tanto o no, cioè è proprio una questione di naturalezza e basta. Uno fa un film che è ambientato a Napoli e fa parlare la gente con l'accento napoletano. Con l'accento sì, ma dicevo proprio la scelta di tu non hai mai visto un film di Massimo Troisi, ridevano anche no, ma appunto per questo in Portogallo, insomma. Cioè, ci sono delle zone d'Italia che hanno in qualche modo una preponderanza culturale a volte, no? Anche in traduzione, quando ci sono delle varietà locali di lingua, l'italiano parlato in Sardegna molto spesso non ha tutta questa, cioè a me mi capita che la gente mi dice pronuncia così o fai così, invece magari un milanese, un romano, un napoletano, che sono quelle varietà di italiano che hanno un certo tipo di valore, o il toscano per dire, gli succede meno spesso. Quindi io sono molto contenta di aver visto un film che aveva tanto sassarese, perché mi sembra una scelta proprio anche politica, nel senso una cosa più di orgoglio o no, era proprio una questione di naturalezza e basta. No, guarda, di orgoglio proprio non ce n'è, cioè nel senso che uno fa un film ambientato in Sardegna non si pone il problema di mettere gli accenti. Diciamo che è un po' questo. È una cosa che si sente molto proprio perché la Sardegna è talmente poco rappresentata nel cinema che sentire diciamo una parlata di un certo genere, forse al cinema uno è poco abituato, però se avesse pensato così un Eduardo De Filippo, insomma, non sarebbe andato proprio da nessuna parte, cioè nel senso non credo che sia questo il problema. Il problema è che non bisogna avere paura di rappresentare se stessi e quindi io non mi vergogno assolutamente, ma senza orgoglio, cioè io sono sardo, ho fatto il film ambientato nella mia città, non ho bisogno di farlo vedere a nessuno, semplicemente ho rappresentato una realtà, non è un fatto di orgoglio. L'orgoglio è in altre cose. Uno rappresenta un mondo, una lingua, un modo di parlare, un modo di relazionarsi e vuole che sia veritiero e quindi utilizza il linguaggio di quel luogo. Per me è impensabile non connotare un racconto con l'anima di un luogo. Però questa storia, se tu la giravi a Latina o a Brescia, la potevi fare lo stesso, era la stessa cosa a livello di racconto. Però gli accenti, il modo di parlare, il modo anche delle piccole caratteristiche che riconosci soltanto se hai vissuto in un luogo, le riconosci tu, ma le riconoscono anche gli altri, cioè non sono così lontane in realtà. È una specie di non voglio dirlo in senso negativo, ma purtroppo lo penso profondamente, cioè una specie di complesso il fatto che un sardo si senta al cinema e si vergogni o si senta strano dipende un po' da quel lontano complesso di inferiorità che il mondo imperialista ci ha regalato, no? Cioè quando tu dici ti dicevano parla come un cristiano, dovevi parlare in italiano,
non potevi utilizzare. Mentre magari un napoletano di queste cose se ne è giustamente sempre fregato e ha portato a spasso la sua cultura in tutto il mondo. E nessuno poteva permettersi di dire a un napoletano non ti capisco, perché il napoletano gli avrebbe risposto non me ne fotte un cazzo se non ti capisco. E avrebbe continuato a parlare. A parte che Dumbo. Sì, signora, ha l'ansia per il papà, io l'ansia per Dumbo, che fine ha fatto? E Dumbo ancora lì in cucina. Grazie. A parte che ci viene istintivo a noi parlare in sardo. Io se trovo un sardo mi esprimo nella mia lingua. Però volevo chiederti questo. A Sassari il film è andato molto bene, no? Tutti i sassaresi più o meno sono andati a vederlo questo film, sì. Anche se in controtendenza secondo me, perché tutti noi abbiamo, almeno io, insomma, che sono nato vicino a Sassari, abbiamo un'idea di Sassari, c'è un Fraiola, no? Sì. Sì. In realtà la farsa esiste probabilmente solo a Sassari, dalle altre parti della Sardegna esiste più il sarcasmo che altro. E quindi ecco l'idea che ho io di questa Sassari cionfraiola è in controtendenza rispetto alla Sassari drammatica che descrivi tu. Ora poi potrebbe essere qualsiasi città del mondo, come hai detto, però ecco, per me che sono nato in quei luoghi, vedere questo film contrasta con la mia idea di Sassari e dei sassaresi che hanno un aspetto e un modo di essere cionfraiolo, come si dice, come diciamo noi. Vabbè, ma se io avessi fatto il film che rispecchiava la tua idea di Sassari, probabilmente sarebbe stato un film molto brutto, insomma. Cioè, ma questa è una cosa, che il film è andato molto bene a Sassari, ma è andato bene anche da altre parti, insomma. Proprio perché chi lo vede da altre parti non è corrotto, diciamo, da questa visione del luogo in cui vive, no? Quindi un sassarese vuole essere rappresentato, diciamo, nella maniera più rappresentativa possibile, nel senso che a Sassari c'è questo, c'è questo, c'è questo e quest'altro. Se tu non racconti tutto questo, alla fine dice ma mancava quello, ma mancava l'altro. Ma non lo dicevo in senso negativo. No, ho capito benissimo che non lo dicevi in senso negativo, però proprio a volte proprio a Sassari la gente si arrabbiava proprio perché non si sentiva rappresentata come, diciamo, nella sua totalità, cioè non si sentiva bignamizzata, capito? Cioè non si sentiva riassunta, perché uno fa un film a Sassari e la gente di Sassari voleva essere riassunta come città, ma io non ho fatto il film sulla città, io ho fatto un film ambientato in quella città che è anche la mia città, quindi molto spesso la gente andava al cinema per vedere, vediamo se vediamo un posto che conosco, capito? Perché è talmente poco rappresentata, pure una comparsa che si cercava negli sfondi, quello sono io, cioè, no, molti venivano anche solo per quello, quindi le critiche che sono arrivate, quelle più pesanti, diciamo, sono arrivate proprio dai sassaresi, in realtà, perché molti si sono sentiti offesi, perché io ho rappresentato un luogo anche che può essere molto triste, ma non è che è molto triste in generale, è triste in questo racconto, perché un racconto racconta dei personaggi, se sono dei personaggi tristi, il racconto è triste, se racconta un personaggio allegro sarà allegro, però sfortunatamente a me è venuto fuori questo personaggio, speriamo che al prossimo mi verrà allegro. Quindi, cioè, però uno non può scegliere chi raccontare, perché è il racconto che ti sceglie in un certo senso,
che ti entra dentro, cioè è un rapporto che uno crea con un racconto. Non è che dice adesso farò un film dove c'è un minimo di commedia, a un certo punto poi al 35esimo minuto arriva una po' di tristezza, poi a un certo punto arriva un po' di allegria, poi... Cioè, questo è impossibile, perché... Oppure, o meglio, è possibile, ma è una cosa fredda, è una cosa vecchia, è una cosa brutta. È il cinema italiano. Quasi tutto. Sì. No, non tutto. Quasi. Quasi. Avete fatto dei festival... No, il film è stato in concorso internazionale al Festival di Locarno, unico film italiano in concorso internazionale al Festival di Locarno, poi è stato al Festival di Montreal, di Hamburgo, Annecy, Istanbul, adesso andremo a Londra. È un film che ha girato parecchio, insomma. La distribuzione è molto complicata in Italia perché il film dove c'è poco glamour, dove non ci sono molti attori, magari ci sono delle case di distribuzione che scelgono di distribuirlo, ma ti fanno proposte indecenti, tipo tienilo nel cassetto per 4-5 mesi, 7-8, e poi magari lo facciamo uscire a giugno. E io gli dico, non ci penso neanche, lo facciamo uscire adesso, così non ti do neanche quel 25%, cioè nel senso, me ne prendo. No, nel 2000 il film è stato in la prima del film è stata fatta ad agosto del 2014 al Festival di Locarno. Insomma, siete già ampiamente soddisfatti, no? Ma sì, direi di sì, nel senso che per essere un film comunque con una produzione così piccola siamo riusciti a raccogliere abbastanza di quello che in termini non tanto economici, ma in termini anche di quello che è stata la visibilità del film, l'apprezzamento dal punto di vista del pubblico, della critica, questo è andato molto bene per noi, nel senso siamo, almeno io sono abbastanza contento, non soddisfatto, ma posso dirmi abbastanza, cioè tranquillo, nel senso. Sì, di lungometraggio sì. Sì, sì, adesso sto scrivendo un altro film. Sì. Che speriamo di poterlo girare non questa, ma la prossima estate. Questo è stato girato nel marzo-aprile del 2013. È stato molto in post-produzione? In post-produzione abbiamo fatto 5 mesi circa, in tutto. Non sei fatto da te in montaggio? Avevi... No, avevamo montato, no, cioè, il film come tutti gli altri. Non l'hai affidato a un montatore, voglio dire, te lo sei seguito? No, vabbè, ma chi è che lo affida al montatore? Nessuno lo affida al montatore. In Italia no, poi magari a Hollywood sì, ma in Italia è molto difficile che... Sembra che ci siamo. Complimenti vivissimi a Bonifacio, a Stefano, e il signore lì ha accolto benissimo la sua interpretazione. Vi ringraziamo di nuovo per la presenza, per aver partecipato a questa proiezione. Grazie al Cinema Arsenale, che è sempre disponibile ad accogliere nuove proposte e a collaborare con le associazioni che sono presenti nel territorio pisano. Ce ne fosse, aggiungo. Alla prossima, grazie. Bravi anche gli attori, bravo, complimenti. Non mi faccio un bacio, te lo posso dare. Bravo.
Grazie.